Caro diario, che disastro! L'insegnante di arte ha organizzato un laboratorio teatrale e ha formato le coppie. Indovina con chi sono capitata? Con Sabrina! Ricordi quando abbiamo dovuto lavorare insieme? È stato per una relazione di scienze. Successivamente toccherà al gruppo di Sabrina, Chloe e Marinette. Non è andata a finire bene. Ma se ti va ancora, possiamo andare subito in biblioteca e studiare insieme. Troppo tardi, Chloe e io facciamo la presentazione insieme. Cioè, tu farai la presentazione? Sì, ha anche rischiato di morire. È come se Sabrina riuscisse ad andare d'accordo solo con Chloe. Dai, Marinette, cerchi qualcosa da mangiare? Forse spera di trovare dei nuovi vestiti. Per Sabrina le cose sono chiare. Certo, ha sempre funzionato così, sin dalla prima io le faccio i compiti e siamo migliori amiche da allora. Ma non si può dire che il sentimento sia reciproco. Come devo fare con te? Insomma, sei veramente inutile. Sabrina è davvero un mistero. È la migliore studentessa della classe, dopo Adrian, ovviamente. È una ragazza intelligente. Non capisco come può essere amica di una ragazzina viziata come Chloe. Ehi, guardare e non toccare. Forse perché Chloe le promette sempre dei regali. E potrei anche prestartelo. Che bello quel berretto. Credo che a me starebbe benissimo. Eppure Sabrina di solito ha dei saldi principi morali. Chloe, hai fotografato il tuo armadietto. Forse è a causa di suo padre. È un agente di polizia, un vero difensore dell'ordine e della morale. Il mio motto è che un cittadino è presunto innocente fino a prova contraria. Ho provato ad aprire gli occhi a Sabrina su come Chloe la tratta. Sabrina, Chloe sta approfittando della tua disponibilità. Non dovresti obbedire a tutti i suoi ordini. Le vere amiche non si comportano così. Non è servito. Sono l'amica del cuore di Chloe. Chi lo sa, forse Chloe è gentile con Sabrina quando nessuno può vederla. Mettila sul tuo maglione, lo renderà più decente. Oh, grazie, Chloe. Ma se vuoi il mio parere, l'unica spiegazione ragionevole è che condividano un segreto che tiene unita la loro amicizia. Non solo sono la sua migliore amica, sono anche la sua unica amica, quindi fa bene ad assecondarmi perché senza di me non avrebbe nessuno. Magari Sabrina sa cose su Chloe che il resto del mondo ancora non sa. Sì, beh, non è che devi raccontare la storia della mia vita. Se scopro qualcosa, te la racconterò, mio caro diario. Devo andare, il laboratorio teatrale sta per cominciare. Ciao per ora!